questa Conference League. Era credo che arriverà il fischio liberatorio. In questo momento la classifica del girone dice Fiorentina 11, Ferencváros 9. E game 6. E finisce così, vince la Fiorentina tra mille sofferenze. È finita, mamma mia, 10 di recupero, a cazzotti è finita sta partita, a cazzotti è finita sta partita. Carattere, stasera ho visto il carattere, stasera ho visto il carattere, ma vi dirò di più. Ho visto una Fiorentina nel secondo tempo ridisegnata, perché parliamoci chiaro, primo tempo brutto, brutto, un'occasione nitida per i Genk, hanno preso il palo e ci è andata bene, primo tempo brutto, brutto, poi non so, ha inserito Beltram, ha messo Arthur a giocare insieme a Maxim Lopez, non ha giocato Nzola, preferito Aquame. Secondo me stiamo piano piano capendo dove bisogna andare a parare. Dove bisogna andare a parare. Forza Viola, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Mister Viola. Sono stato un pochino assente in questi giorni, ma causa ristrutturazione e cambio casa. Quindi ve lo dico chiaro e tondo, sono completamente cotto, ma come... Per chi mi segue su Instagram ha visto che nonostante lo stress e quello che vuoi, la Fiorentina c'è sempre. Qua sotto vi lascio il link in descrizione di Instagram e Facebook, ovviamente, e degli amici di Space Viola. Condividete questo video, commentatelo, like, fate che vi pare. Fiorentina 2, Genk 1, e con questo risultato siamo matematicamente qualificati e Ferencváros e Kukarici ci fanno un bel regalo di stare sull'1-1. Serata perfetta. Tra l'altro serata perfetta perché io devo dire che ho apprezzato veramente tanto la partita di Lucas Beltran. Ragazzi, là davanti non ha fatto gol, perché il gol l'ha fatto Martinez Quarta in confusione su respinta di portiere, meno male nel primo tempo che abbiamo riagguantato il pareggio 1-1, perché andare sull'1-0 al 45esimo per loro mentalmente ti faceva faticare di più. Poi il solito Nico Gonzalez con grande proiezione anche di Kayode. Parisi male male, secondo me Parisi ha bisogno di rifiatare alla grande, perché male male c'è poco da fare. Grande partita di Kayode, grande partita di Kayode, grande progressione che si guadagna il calcio di rigore, che va a battere il solito Nico Gonzalez che non ne sbaglia un, stiamo zitto, diciamo nulla, che segna 2-1, torniamo a vincere, torniamo a segnare, però... L'importante di questa sera era passare il turno, vincere. Per il resto, ragazzi, a cazzotti, è finita come doveva finire, ma va bene così. Prendiamoci questa qualificazione. Adesso io vorrei vedere la grinta del secondo tempo anche in Serie A. Punto e basta. Forza Viola.